I miei souvenir sono sempre quelli dell'anima. Ogni volta che ho compiuto un viaggio fisico, ma anche mentale, emozionale, ecco, mi piace portarmi dentro tutto quello, tutti i ricordi che queste sensazioni mi hanno lasciato. Quindi quello che io consegno nelle mani delle persone che vorranno prendere questo disco, della mia gente, tutti quelli che mi vogliono bene, non sono altro che tutti i ricordi dell'ultimo anno della mia vita che ho vissuto. E che ho messo dentro questo disco con tutto l'amore, con tutta l'onestà, con tutta anche le mie fragilità. Quindi, con souvenir consegno nelle loro mani veramente un pezzo della mia vita molto importante. È un disco veramente tanto stratificato e spero che tante ragazze e tanti ragazzi si riconosceranno nelle parole che ho scritto. È un disco che si. Come dire, ricco di tante sfumature, ci sono brani più organici, quindi da, non so, intervallo, capelli corti, e brani in cui emerge la mia vena elettronica, quindi pieni di synth, la cassa dritta, questi bassi sintetizzati, queste basi, che si trasformano in ultra beat, quindi è un disco pieno di tante sfumature musicali. Io decido proprio volutamente di presentarlo live nei club perché avevo proprio voglia di farlo sentire subito dal vivo. E poi secondo me ascoltando un disco dal vivo che le persone capiscono veramente quanta anima, quanta voglia c'è di fare bene. Quindi ecco perché nasce l'idea di Inda Club, quindi questo modo nuovo di, va bene fare gli in-store, va bene fare tutte le varie cose digital molto divertenti, però venite ad ascoltare il disco dal vivo, vediamo che cosa succede. Poi magari al vero tour ci penseremo un po' più avanti. Grazie mille. Grazie a te.